stato quest'asse Milano-Napoli? Ma è un asse piglia tutto, secondo me, perché un asse è una, come Roma-Berlino, c'è il triangolo, l'asse, no, cioè, lui non capisce bene le domande. Dicevo, un asse piglia tutto, sì, nel senso che comunque parla un po' del nord, parla del sud, parla del centro, quindi in questo e caso le isole? È un asse piglia lasciamo tutto. Fuori? Comprese le isole. Andare. Consegne comprese le isole. No, perché è facile mettere le promozioni. E comunque... E parla tutti perché parla di tutti e tutti parlano, cioè in questo film non c'è nessuna che sta zitta. Esatto. Loro, queste due attrici che sembrano la Finocchiara e la Dovini e sono difetti, anche loro hanno dei ruoli. E poi il regista Luca Miniero, napoletano peraltro, ci ha lasciato parlare a ruota libera, poi ci ha tagliato ma poco, perché è un film molto verboso, quindi è una ruota scorta di libera. Prego? La ruota di scorta non ha preso tutto. E quindi c'è questa sonorità diversa. Io tuttora quando parlo in napoletano non capisce. Esatto. Non questa è la cosa bella. Ma neanche lui capisce quando si parla da esatto. Solo. Io faccio una domanda e lui mi risponde su una domanda che io non ho fatto. Esatto. Questa è la grandezza di Dio. E tu rispondi in milanese, così siete pari, no? Ma vedi, questo ecco, è bello. Io non sono così milanese come può sembrare. Io ho una postura, cioè il dialetto non lo posseggo. E questa no, è una mia... Potrei far poche parole questo chi che ste vere è troppo poco. Per esempio, se lui dovesse dire in milanese apri quella porta perché sei fatto orario, se devi andare vai, tu come dici? Rapot e non è neanche milanese, e traduce completamente. Ci vorrebbe un Roberto Bigrati. solo lui ci può salvare. Sentite, cercando di parlare seriamente, lo so che con voi è impossibile, però ci proviamo. È un film sui pregiudizi. Adesso si offende. Arriva il redicasting a noi. È impossibile parlare. Scusa, perché gli altri a casting. Io ho visto gente che parlava seriamente al TG1, arrivava il redicasting e diceva cagare. Redicasting, non è che sarà questa cosa. Cioè, rispettiamo, però. È un film sui pregiudizi che prende molto in giro i pregiudizi senza però mai cadere nel facile terreno dell'aggressività, quindi sfruttando l'onda politica o comunque su dei temi sociali, no? È un film che comunque fa riflettere, però divertente. Io invertirei il termine, io direi che è un film che diverte, fa riflettendo, che sembra la stessa cosa, un gioco di parole, invece perché è un film sostanzialmente comico, una commedia, insomma, nata peraltro da un film francese, puoi dirlo. Lui ha creato questa parola, riflettimento. Riflettimento. Cioè, questa contaminazione tra riflettere e divertire. Esatto. È un film di riflettimento. Fa divertere. È la stessa cosa. Facendo un gioco, visto che finora siamo stati troppo seri, c'è una cosa che tu invidi alla gente del sud e al loro modo di vivere e una cosa che tu invece invidi alla gente del nord e al loro modo io di vivere? Io invidio solo a quelli di Roma. Perché? Io ho una persona in particolare. Il nome. E ai milanesi nulla invece, è Lombard. Solo la Champions League. Che non ce l'avrete voi dal Napoli, no. Prima o poi. Vabbè, mi auguro questo, per adesso. No, io invidio invece tutto, tante cose. Io soprattutto perché poi c'è sud e sud, non si deve neanche, c'è anche tu solo, vedi, do mare. Ma dove abbiamo girato noi è un paesino, non è Napoli. Cioè io per esempio non so se a Napoli città, tu dove vivi? In città a Napoli? No, io vivo in città però vado in montagna. La famosa Vesuvio, a sciare giù. Abito sulla Funicolare. No, io a cambiare Milano con Napoli forse non lo farei, sinceramente. Però Milano con Santa Maria di Castellabate, che è il luogo dove abbiamo girato, un paesino ridente. Com'è ridente? Mamma. ma non ridanciano. Ridanciano come sarebbe? No, forse sì, perché veramente il clima della vita e i ritmi si sono... sta bene, pure se devi andare in vacanza con i bambini, no? Tu c'hai figli? No. Per esempio Migrati c'ha figli? No. Mettiamo caso un giorno fate un casting e li fate, no? Comunque è un posto proprio bello, cioè pure se tu fitti la casa la luglio-agosto, ti fai due mesi là, stai bene. Meglio settembre-ottobre che c'è meno gente. Però esatto. È un ritmo di vita che io, che è un po' a me sconosciuto. Noi un anno fa esattamente eravamo lì, ti ricordi, settembre-ottobre. Sì, andavi a mare. Noi tutte le sere finivamo di lavorare, si andava a fare una nuotata, cioè una cosa che a Milano ho provato a nuotare. Però non ci stanno le mani, gente così, Anche nell'isola pedonale. Hai voglia, non è la stessa cosa. Diventerà un luogo di pellegrinaggio adesso, come è successo per il film giù al nord, no? Ma lui ricorda un po' San Giovanni Rotondo, quindi magari potrebbe. Beh, a me è capitato tante volte con Mediterraneo, abbiamo
senza volerlo, ho rovinato quell'isola, Castellorizo, che è diventata meta di turismo. Però mi auguro un po', perché se lo merita quel paesino, già è meta di turismo, non è che sia sconosciuto. Castellorizo? Castellorizo Abate, di sotto. No, Castellorizo si chiama? Castellorizo, sì, Castellorizo. Orizo. No, Orzo, Orizo, insomma, Mediterraneo, quell'isoletta. Prima era sconosciuta, dopo il film ha avuto uno sviluppo turistico notevole. E comunque stiamo facendo un po', cioè non sappiamo, quello, magari la chiudono. Lei di cosa? Santa Maria di Castellabate. Santa Maria di Castellabate, può adesso perché... Ah, salutammo! Ah, perché i napoletani hanno... Ah, no? Ho tutto a casting, perché l'accento sbagliano gli accenti, casting, e in particolare ho presidente, ho giornalista, tutto sfaccim casto ca... Ho wallera... Ho wallera... Yam ya! Fate che non lo so. Andate a vedere il film, che non è andato. Che sono sti cose? No, che sono sti cose, non lo diciamo. È incapace. Siamo incapaci. Ok, ragazzi, grazie. Senta Roberto, ciao Roberto. RB Casting, siamo su RB Casting. Dove siamo? RB Casting. Oh, ci si diverte, ci si sta insieme, ci su si RB Casting. RB Casting. Vuoi sapere qualcosa sul film? Vai su RB Casting.